Prima di tutto, puoi dire che il comune è una forma di governo locale nata proprio qui, in Italia, attorno all'XI secolo. Siamo nel Medioevo, o meglio, siamo in quel periodo del Medioevo che si chiama appunto Età dei Comuni. Nell'età dei comuni rinascono le città e riprendono le attività artigianali. Emerge per la prima volta quella classe sociale che noi conosciamo come borghesia, da borgo. E questo nuovo ceto urbano di artigiani e professionisti prova a rendersi autonomo. Ovvero, cerca di essere libero sia dal sistema feudale che dall'autorità imperiale. Il comune è quindi un'istituzione indipendente con una sua precisa organizzazione. Prova a dirti come funziona. Allora, un consiglio generale elegge dei magistrati, i consoli incaricati di governare la città. I consoli, detti anche boni homines, uomini buoni, giurano fedeltà davanti alla cittadinanza. I cittadini maschi, maggiorenni, che pagano una tassa di ammissione e possiedono una casa, si riuniscono nel Parlamento, l'organo fondamentale della vita dei comuni. Sono esclusi i poveri, le donne, i servi, gli ebrei e i musulmani non convertiti. Le leggi approvate dal comune formano gli statuti cittadini. Fin qui tutto chiaro? Bene, dopo la fase consolare, quella con il governo dei consoli dal XII secolo, si passa alla fase dei podestà. I podestà erano dei funzionari professionisti formati nelle università, anche quelle nascono allora, con il compito di amministrare il territorio. E poi non dimenticarti di dire che nell'età comunale vengono istituite le corporazioni, associazioni di mercanti e di artigiani unite dal mestiere che praticano. Nulla a che vedere col sindacato moderno. Adesso che sei tutto quello che ti ho detto, non puoi non dire che l'impero, il sacro romano impero germanico è contro i comuni. Secondo l'imperatore Federico I, detto Barbarossa, infatti, i comuni usurpano l'autorità imperiale, prendendosi diritti che non le competono, come ad esempio battere moneta ed eleggere magistrati. Nel 1176, dopo le precedenti sconfitte per opporsi all'imperatore, i comuni del nord Italia si mettono insieme, Lega Lombarda. Un nome che sicuramente hai già sentito, ma in un altro contesto. Andiamo avanti. Ora che succede? Succede che Barbarossa viene sconfitto proprio dalla Lega Lombarda nella battaglia di Legnano. Un'altra data che devi ricordarti. 1176, 1176. Ripassa, se vuoi, il bignomo su Barbarossa. E arriviamo al 1183. Dai, ricordati pure questa, poi basta. Sì, il 1183, l'anno della pace di Costanza. È il momento in cui l'imperatore riconosce ufficialmente i diritti dei comuni. In realtà quei diritti i comuni li avevano conquistati da tempo, come tu avrai già capito. Altrimenti ripassa da qui, ripassa da noi.